Devo presentare un bel gruppazzo da Milano, e sì, tra un po' il collegamento avremo i mitichissimi di Cyrox. E allora, a Rock Shop di Cyrox, questa è The Moon of Lee. Thank you.
Rock Shop, ci sono i Cyrox. E allora, buongiorno! Ci sei, ci buongiorno sei? Buongiorno a voi, ci sentite? Forte e chiaro! E allora, com'è, una domandina subito, proprio così a bruciapelo, ma com'è il tempo lì a Milano? Te lo faccio dire dai miei due chitarrai che su questa domanda non possono cadere, vai già. Non era male ieri il tempo, anche se io sono stato tutto in tempo a casa a studiare, quindi... non ho avuto occasione di prendere aria. Oggi c'è il sole. Ah, grande, anche qui a Roma una bellissima giornata di sole. E allora, avete capito, ragazzi? Tutti erano curiosi di sapere perché sono quando dicevano. Allora, ragazzi, ma allora, a quanto pare al Rock Shop questa è la vostra prima intervista radiofonica dell'anno, è vero o no? Sì, soprattutto la nostra prima intervista così lontano a Roma. Grandi! Allora il Rock Shop è onoratissimo! Io, Ermastino, sono veramente onoratissimo! E allora, che cosa volete dirci proprio per inaugurare questo 2018 alla grande? Di cosa volete parlarci? Ad esempio del vostro nuovo album a cui state lavorando? Ma sì, questo te lo faccio dire da Martin, dai, che ti diciamo un po' più o meno, l'altro chitarrista, ti diciamo un po' più o meno come sta procedendo la composizione, le nostre influenze e cose così. Grande, allora. Buongiorno, sono Martin. Ciao, e Martin! Perché ha 18 anni, volevo sottolinearlo. Giovanissimo Martin! E allora, una delle tue prime interviste, ed è la prima intervista dell'anno, del 2018. E allora, mitico Martin, che ci dici? Che cosa state combinando di bello? Stiamo lavorando duramente sulla composizione e in questo album vogliamo un po' esplorare un nuovo genere, un po' più death metal, diciamo che... vogliamo un po' esplorare, diciamo, quelle che sono nuove sonorità un po' più tendenti, certo, al nuovo che incombe, non diciamo guardando al metal classico, cose così, cercando un po' di esplorare quelle che sono diciamo novità per noi. Non faremo mai un album uguale all'altro, ecco, questo è più o meno. Certo, infatti voi nascete anche un po' come metal, volevo essere un progetto metal, ma io sento delle sonorità variegate che ci piacciono tanto, tra l'altro, anzi ne approfitto per farvi i miei complimenti, ragazzuoli. Ma allora, vi ringrazio, infatti ce l'hai sempre scritto e mi fa veramente piacere, insomma, che vi sia piaciuto il nostro brano. Ermastino risponde a tutti, poi dopo sappiatelo, anche se con un po' di ritardo. Allora ascoltiamo un altro vostro spaziale brano al Rock Shop, ci sono i Cyrox.
ci sono i Cyrax, questo era Cockroach. Chi ci parla di questo bellissimo brano, questo scarafaggio? Esatto. Vabbè, di questo ti parlo io, nel senso che vabbè, poi l'ho composta con l'ex chitarrista. E niente, la tematica è molto, nel senso, è molto semplice, nel senso che è tratto da appunto lo scarafaggio, la metamorfosi di Kafka, che è un racconto anche abbastanza famoso, insomma, del panorama del Novecento in letteratura. E comunque è la storia di questa persona che si sveglia e si rende conto di essere uno scarafaggio senza neanche saperlo. Certo, diciamo che in questo brano abbiamo cercato di esplorare, come al solito, l'elettronica, che è sempre presente in noi, che però rispetto, non so, a un gruppo più come Rammstein, che usa comunque lo stesso tipo di distorsione e cose così, abbiamo messo poi un velluto di prog con delle inserzioni di pianoforte e tutte cose così, però insomma rispetto al nostro panorama collettivo dei brani prog, è uno tra virgolette dei brani più easy listening, un po' più semplice, tutto qua. Prima abbiamo ascoltato The Moor of Nice, il Moro di Venezia, Otello, quindi esatto. Scrivete un po', insomma, di testi abbastanza... di che parla? Otello? Beh, sì, sicuramente il Moro di Venezia è Otello, sicuramente sì, quindi sì, la storia di Otello con Desdemona, la storia, una delle storie sulla gelosia per eccellenza, certo. Il panorama culturale europeo, ecco. Senti, ma a proposito di stile, mi stavi dicendo prima, quali sono i punti di contatto e le differenze tra i vostri album Reflection del 2013 e invece Pictures del 2015? Ma allora, io ti parlo dei primi due dischi, poi adesso ti farò anche dire da Gianni, insomma, qual è il discorso che poi svilupperemo. Allora, nei primi due dischi abbiamo sempre cercato di creare qualcosa di diverso, nel senso che abbiamo cercato soprattutto nel primo disco di aprirci all'elettronica con ovviamente una solida matrice di power prog, però che poi ampliasse le vedute a quello che è il discorso della musica classica. Io comunque sono di estrazione di musica classica e le differenze fra il primo e il secondo sono, magari in un primo ascolto non si sentono, ma in realtà a livello sia di produzione e di stile, il primo disco che è un lavoro principalmente per musicisti, nel senso che è molto prog, molto fatto di incastri, di suoni anche virtuosi. Il secondo si apre, nonostante ci sia una forte matrice prog, si apre più al mondo della sperimentazione, col funky, con la lirica, con una suite di 14 minuti che poi ascolteremo in parte. E tutto. Adesso invece ti farò un po' riassunto di quello che vi aspetterà nel prossimo disco. Perfetto! E allora cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo vostro lavoro? Secondo me sarà abbastanza una sintesi anche delle due anime che diceva anche Marco appena detto, la sperimentazione e il progressive anche più classico. Avremo brani che appunto mirano all'aprirsi a nuovi generi, come Martin ha detto prima, death metal, ma anche generi molto più come il jazz o come la celtica, che è una canzone di chiara matrice celtica. E poi altri invece che ritornano più al prog più classico, avremo una suite probabilmente abbastanza lunga che prenderà ispirazione dal prog magari anche italiano anni 70, come la PFM, le Orme, questi grandi gruppi di cui ci ispiriamo. Eppure ancora una canzone anche appunto di più metal più moderno, di gente hardcore che va molto in questo periodo tra il metal estremo, quindi avremo davvero una fate ringhiare il mastino, sono proprio mi state facendo incuriosire oltre che ringhiare. Sì, sapete quando uno descrive un piatto e al mastino viene l'acquolina in bocca? A me è uguale, ecco così. Allora, ragazzi,
Bravo, la matriciana, e visto l'orario, insomma. Allora, ragazzi, io ascolterei immediatamente un vostro brano. Questi e al Rock Shop ci sono i Cyrax, queste Fun Cracks. Allora, ragazzi, un elemento a cui non rinunciare mai nella vostra musica, quale potrebbe essere? Il virtuosismo e l'innovazione, sicuramente. Questi ragazzi ci piacciono, grandioso. Allora adesso comincio a raffica con le solite domande che fa il mastino, tipo cosa mettereste in vetrina, come vi vedete fra un paio di lustri, fra una decina d'anni, un pregio e un difetto dei Cyrax, allora andiamo con ordine. Dunque, come sapete, siamo in una splendida vetrina sulla strada, questa è una street radio, Radio Caos Italy, e ovviamente Rock Shop, mai nome fu più appropriato, il negozio rock, che ci troviamo, salutiamo a proposito delle persone sulla strada, scusate, mi dimentico sempre di salvarvi, ragazzi, e volevo sapere appunto cosa metterebbero i Cyrax in una ipotetica vetrina come questa a rappresentare la loro anima artistica. Diciamo un Cyrax shop. Bravissimo, diciamo, sì, esatto. Bravo. Beh, sicuramente i nostri CD, le magliette quando le stamperemo, eventuali poster, le biografie postume di quando non ci saremo più, non lo so che altro, qualsiasi, i soliti plettri, quelli ne faremo tanti, le spille, insomma, tutto quello che, ma anzi, una cosa su cui magari mi soffermerei anche gli spartiti, ma non tanto perché noi ci crediamo dei nuovi Mozart o Beethoven, ma semplicemente perché il 50% della musica che scriviamo non è su tablatura, ma sono proprio
orchestrazioni, certo, anche di corpo, insomma, armonizzazione. Per chi legge, quindi, la musica potrebbe essere interessante, come vedere un poster, certo. Ebbene sì, Ermastino legge la musica, per cui io, se dovessi vedere in vetrina uno spartito, sarei più interessato, paradossalmente, che non magari piuttosto che vedere un poster poco interessante o qualche altra cosa. Esatto. Grandioso! Ehi, questi non... hai sentito drastico? Questi proprio uno Cyrax shop dentro al rock shop non l'ha mai detto nessuno. grandi. Allora adesso vado giù con la domanda psicoestroiettiva che fa sempre il Mastino. Allora, se voi doveste vedere voi stessi su un palco a suonare, quindi fuori dal vostro corpo, e vedete lì al vostro concerto un pregio, ecco, cos'è che vi piace di quei bei ragazzi che stanno facendo scapocciare sotto il loro palco tutta quella gente? Un pregio, ma anche un difetto, se volete. No, io personalmente credo che, essendo che quando vado ai concerti voglio sentire musica, i Cyrax sono molto concentrati, molto appunto anche schietti nel presentare i brani, nell'esporre. Noi suoniamo e suoniamo sempre in modo abbastanza energico, senza troppi fronzoli, senza, esatto, star lì a raccontarlo, a perdersi magari in troppe chiacchiere, che magari in altri contesti possono funzionare. Nella nostra musica, nel nostro mood, preferiamo far parlare la musica. Esatto, può muovere le mani e poco le palle. Grandiosi! Allora, Ermastino vi ringrazia di cuore, grazie davvero ragazzi per essere stati qui al Rock Shop, grazie Cyrax, e vi aspettiamo qui a Roma al più presto nei nostri studi, qui in vetrina ovviamente. Ciao ragazzi, vi salutiamo con questo bellissimo vostro brano, Feel the Essence of Blues. We'll be right back.